sono stata io ad accoltellarlo. Arriva con le parole shock e la confessione della fidanzata 31enne Valentina Boscaro, la svolta nell'omicidio di Mattia Caruso, 30 anni, ferito fuori da una discoteca di Montegrotto Terme, nel Padovano, domenica scorsa, e deceduto poco dopo in ospedale. L'epilogo di un amore turbolento, con alti e bassi, così viene descritto il rapporto tormentato tra Mattia, che vende dolci siciliani alle sagre, e la ragazza, conosciuta ai mercatini, che ha un banco di vestiti ed è già madre di una bambina di 6 anni avuta da un altro uomo. Una confessione che fuga le tante lacune, le troppe incongruenze del primo racconto della ragazza su cosa accadde quella notte. È il 25 settembre scorso. Valentina e Mattia sono stati in discoteca. Domenica notte, una volta usciti dal locale e saliti in auto, lei non si accorge che lui è ferito, aveva raccontato in un primo momento la ragazza agli inquirenti. Poi, ad un chilometro dal locale, lui ferma l'auto, scende e si accascia a terra. Una donna li vede, Valentina è sotto shock, chiama il 118, Mattia muore in ospedale. Valentina racconta agli inquirenti di aver visto Mattia, fuori dal locale, allontanarsi per parlare con un uomo di colore con un cappuccio in testa. Una bugia per gli inquirenti, un tentativo per depistare le indagini. Le telecamere di sorveglianza della discoteca, infatti, raccontano ai carabinieri un'altra verità. Si vedono Valentina e Mattia che escono dal locale e salgono subito sull'auto, senza avere nessun contatto con altre persone. Ieri mattina la convocazione della ragazza per chiarire i punti oscuri e lei è crollata. L'ho ucciso io, ma non volevo, ha confessato. Avevano litigato, ha detto. Era alterato, mi ha strattonato. Ho preso il coltello che aveva nel cruscotto e l'ho colpito. Un solo colpo al torace, all'altezza del cuore. Questo emergerebbe da un primo esame, oggi l'autopsia sul corpo del giovane. La fidanzata adesso è indagata per omicidio, si trova ai domiciliari. Il coltello? Non ricordo dove l'ho messo, ha detto. Ma il PM non ha dubbi, lo ha messo nella tasca del compagno. E poi quell'ultima telefonata che Mattia fa ad un amico alle 22:20 di domenica scorsa, uscito dalla discoteca. Ho fatto una cavolata, vienimi a prendere, avrebbe detto, come faceva quando litigava con la fidanzata o beveva un po' di più. Invece parte con Valentina e a casa non arriverà mai.